L'Italia invase la Francia e gli scontri durarono 15 giorni. Pur consapevoli di non poter vincere, i francesi posero una tenace resistenza. La vittoria italiana più significativa fu la presa di Mentone, confinata con Ventimiglia. Ma in generale i risultati furono scarsi. Infine i francesi firmarono l'armistizio con Italia e Germania. All'Italia fu concesso di controllare i territori conquistati militarmente, mentre alla Francia fu permesso di continuare ad esistere come uno stato fantoccio al servizio dei nazisti. Fu l'inizio del regime di Vichy. Contrariamente alle aspettative, la perfida Albione si rifiutò di negoziare la pace, poiché da qualche giorno si era insediato come primo ministro Winston Churchill. Egli veniva da una lunga carriera militare ed era antinazista fino al midollo, perciò intendeva vendere cara la pelle. La guerra era destinata a continuare. Italia e Germania firmarono insieme al Giappone il patto tripartito, che ufficializzava l'amicizia tra i tre paesi. I nipponici erano in guerra già da anni con la Cina per la conquista dell'Asia, ma di fatto il Giappone condurrà una guerra parallela senza mai collaborare direttamente con gli altri due. Hitler stava trionfando in Europa. In pochi mesi era riuscito a conquistare 7 paesi. Mussolini non intendeva essere da meno e cercò di condurre una guerra parallela. Dalla colonia libica, l'Italia invase l'Egitto, controllato dai britannici. Le prime settimane furono un successo e gli italiani avanzarono di circa 100 km, poi si fermarono in attesa di rinforzi. Ma ad ottobre successe una cosa. Su richiesta del neo insediato regime rumeno, le truppe di Hitler entrarono in Romania. Mussolini si infuriò. Sono stufo di non essere coinvolto nelle operazioni tedesche e di essere informato da Hitler a fatti già compiuti! Lo ripagherò con la stessa moneta! Saprà dai giornali che ho conquistato la Grecia! E così, per un capriccio del duce, l'Italia organizzò in fretta e furia l'invasione della Grecia. I generali assicurarono che la vittoria sarebbe arrivata in 10-15 giorni. Ad Atene l'ambasciatore italiano si recò dal dittatore greco Metaxas e gli lesse l'ultimatum del duce. Le condizioni erano ovviamente umilianti e inaccettabili. Allora è guerra! Non necessariamente, eccellenza. No! È necessaria! Quel no passò alla storia in Grecia e viene tuttora celebrato ogni anno come il giorno del no. Quindi sì, l'equivalente del 25 aprile in Grecia viene festeggiato per commemorare la resistenza degli ellenici verso gli italiani. Quale resistenza? Questa. Nelle ore successive al rifiuto di Metaxas, le truppe italiane passarono i confini. E come andò? Malissimo. La perfida Albione approfittò della situazione organizzando un attacco aereo verso il porto di Taranto, dove ormeggiava la Regia Marina. Non avendo a disposizione radar, gli italiani non potevano rilevare i veicoli britannici, i quali poterono attaccare indisturbati nella notte. Tre delle navi principali furono gravemente danneggiate e la flotta italiana subì un colpo durissimo. Dopo aver subito ben 2 umiliazioni in poche settimane, il duce da Palazzo Venezia disse questo. Ora, con la stessa certezza assoluta, ripeto assoluta, vi dico che spezzeremo le reni alla Grecia! Peccato che in quello stesso momento non solo i greci respinsero gli italiani, ma si spinsero addirittura verso i territori albanesi. Com'è potuto accadere che una delle potenze dell'asse potesse subire una tale umiliazione? Ci sono vari fattori. Preparazione frettolosa ed eccessivamente ottimistica, meteo di stagione non favorevole, totale disorganizzazione delle truppe, scarso numero di soldati, rifornimenti insufficienti, l'impossibilità di far ragionare il duce e l'incompetenza dei generali. Insomma, fu un'organizzazione tragicomica sotto ogni aspetto. Nel Corno d'Africa le colonie italiane invasero subito la Somalia britannica con successo, ma erano consapevoli che il tempo non giocava a loro favore, poiché i britannici potevano rifornire le proprie truppe, mentre gli italiani no. Nel Nord Africa i britannici passarono alla controffensiva. L'esercito italiano, grande 5 volte rispetto a quello britannico, fu accerchiato e costretto a ritirarsi di ben 400 km, perdendo la Cirenaica. Ora, lo so cosa state pensando. Wow, certo che l'esercito italiano è veramente forte! Purtroppo no. Ma com'era possibile che l'Italia potesse subire tutte queste umiliazioni? Beh, diverse ragioni le ho già dette, ma per capire meglio dobbiamo parlare un attimo del ventennio fascista. Il regime fascista si fondava sull'autorità di Mussolini e chiunque volesse fare carriera doveva dimostrare l'assoluta fedeltà verso il duce e tutti i suoi deliri. Chiunque cercasse di contraddirlo veniva defenestrato. Ovviamente amici e parenti avevano la strada spianata. Ad esempio, se Mussolini faceva una richiesta del tipo «Smithers, portami subito un uovo di dodo!»
Ma signore, il dodo si è estinto 300 anni fa! Come osi contraddirmi? Fuori di qui! Insomma, il sistema si basava sulla subordinazione e sulla corruzione, mentre il merito veniva depenalizzato, se non punito. Questo avveniva in tutti gli ambiti, uffici e dirigenze, e quindi anche in campo militare. Poi, per carità, non che prima il sistema fosse il massimo dell'efficienza, ma con il fascismo veniva di fatto istituzionalizzata la corruzione. Della campagna di Grecia una cosa Mussolini l'aveva azzeccata, e cioè che Hitler venne a sapere dell'attacco dai giornali, solo che il risultato non era quello che si aspettava. I ripetuti disastri fecero infuriare Hitler, che si vide costretto a venire in soccorso. A partire da quel momento, all'Italia non fu più permesso di condurre una guerra parallela e divenne di fatto un suddito della Germania. I britannici spostarono truppe dal Nord Africa alla Grecia, ignorando però che a Tripoli erano appena sbarcati i tedeschi con il generale Erwin Rommel. Ve lo ricordate? Quello che partecipò alla battaglia di Caporetto. Approfittando del vuoto formatosi in Africa, Rommel partì alla controffensiva. L'operazione fu un successo clamoroso, e da quel momento Rommel fu temuto e rispettato dagli avversari, venendo persino chiamato la Volpe del Deserto. L'asse era avanzata fino ai confini con l'Egitto, ma dovette fermarsi per mettere sotto assedio la città portuale di Tobruk. Rommel non aveva una grande considerazione degli italiani, in particolare dei vertici militari, ma ammise che con un'adeguata disciplina d'equipaggiamento i soldati si sarebbero fatti valere. I nazisti si resero conto che i britannici scorrazzavano troppo liberamente per il Mediterraneo, perciò fecero pressione agli italiani per rimediare al più presto. Era essenziale che l'attacco rimanesse celato, e l'ammiraglio italiano fece il possibile. Ma i britannici previdero le mosse e annientarono le navi italiane a Capo Matapan. Tra le file italiane si cominciò a pensare che vi fossero delle spie, mentre in realtà i britannici, grazie al progetto Ultra, al quale partecipò anche il matematico Alan Turing, erano riusciti a decifrare i messaggi inviati dalla macchina tedesca Enigma. Di conseguenza conoscevano le mosse del nemico in anticipo. Facile così! Hitler fece pressione a Ungheria, Romania e Bulgaria per aderire all'asse. Poi invase la Jugoslavia insieme a Italia e Ungheria. In una sola settimana il paese fu conquistato e trasformato in diversi paesi fantoccio. L'Italia occupò e annesse i territori sloveni e dalmati. Negli anni di occupazione di questi territori, l'Italia commise atrocità sulla popolazione locale, compiendo operazioni di pulizia etnica. Sin dall'inizio dell'occupazione della Jugoslavia, si formarono movimenti partigiani per combattere l'asse. In particolare, emersero i partigiani comunisti guidati da Josip Broz, conosciuto meglio come Tito. La Germania proseguì verso la Grecia, chiudendo la pratica in poche settimane contro un ormai sfinito esercito greco, e la penisola ellenica fu conquistata. La maggior parte dell'Europa era sotto il controllo o l'influenza nazifascista. Nel Corno d'Africa i britannici lanciarono un'offensiva decisiva. I soldati italiani, a corto di rifornimenti in quanto isolati, non ebbero altra scelta che arrendersi. L'Etiopia tornò in mano all'imperatore Selassie, e i britannici liberarono il Mar Rosso dall'asse. Questo significava che gli statunitensi, ancora neutrali ma alleati coi britannici, potevano inviare le proprie navi piene di armi e rifornimenti proprio nel momento in cui Rommel stava avanzando. A questo punto per l'asse converrebbe continuare a spingere in Egitto, poiché un'eventuale conquista del canale di Suez avrebbe tagliato metà la linea dei rifornimenti britannici. Ma Hitler non era dello stesso parere. Bah, chi se ne importa del fronte africano? Ormai gli alleati non rappresentano più una minaccia! Finalmente è arrivato il momento di annientare il vero nemico, l'Unione Sovietica! E così iniziò la più grande invasione terrestre della storia, chiamata Operazione Barbarossa, con un effettivo di 3.500.000 uomini. I primi mesi segnarono un successo clamoroso per la Wehrmacht. Grazie dei rapidi accerchiamenti, furono catturati milioni di soldati sovietici e l'avanzata procedeva inarrestabile per centinaia di chilometri. Nelle prime fasi dell'Operazione Barbarossa furono coinvolti tutti gli stati dell'asse, tranne l'Italia. Ti prego, fammi partecipare! No! Devi stabilizzare le situazioni in Grecia e Africa! Ti supplico! Anch'io voglio essere tra quelli che spazzeranno via il comunismo dalla faccia della terra! E va bene! Fu organizzato il corpo di spedizione in Russia, l'Oxir. Esso collaborò coi tedeschi a sud, nel Donbass. Nei primi mesi le operazioni italiane furono un successo. A nord, il Terzo Reich era arrivato alle porte di Mosca. Con milioni di perdite e il nemico alle porte, tutti erano convinti che la fine dell'Unione Sovietica fosse imminente. Invece i sovietici resistettero con tenacia e, aiutati dall'inverno, riuscirono a spingere indietro i tedeschi.
L'operazione Barbarossa non aveva raggiunto il suo obiettivo strategico, perciò tutte le operazioni in Europa orientale furono interrotte, comprese quelle italiane. Bisognava aspettare la primavera. In quel momento di pausa, l'esercito fu riorganizzato e rinforzato, e fu formato l'Armir, armata italiana in Russia. L'armata contava circa 240.000 uomini. In Nord Africa i britannici poterono tornare a respirare. L'operazione Barbarossa aveva portato via la maggior parte delle truppe dell'asse. Malta veniva bombardata con minore frequenza e poté tornare ad essere una base offensiva, dalle quali partivano le navi per affondare i convogli nazifascisti. Approfittando del vuoto formatosi al fronte africano, Churchill ordinò di attaccare. I soldati italiani si batterono valorosamente, ma alla fine i britannici prevalsero e liberarono Tobruk dall'assedio. La Cirenaica era di nuovo in mani alleate. Nel Pacifico i giapponesi attaccarono a sorpresa gli Stati Uniti nel porto di Pearl Harbor, dove ormeggiava la marina. Il blitz ebbe successo e in risposta gli Stati Uniti dichiararono guerra al Giappone. Italia e Germania, in solidarietà con i nipponici, dichiararono guerra agli USA. Ora la guerra era veramente mondiale.